Ciao ragazzi, allora oggi è un giorno molto triste. Sono andata appena a far visita qui al vicino di casa e mi ha detto che ha visto Stefano andare verso la casa di Lani. Tanto per cambiare, come sempre, lascia a me i compiti più difficili di andare a farmare i vari materiali, raccogli il ferro, raccogli la legna qui e là, e adesso si è anche permesso di andare anche a trovare Stalani. Ovviamente ci avrà la solita relazione anche con questa qui. Tanto per mettere mano anche alla ennesima tipa della situazione. Sono veramente stufa perché mi ha preso in giro, imbrogliandomi, facendomi venire qua, facendo vedere che c'aveva una simpatia per me. E invece poi scopro amaramente che sta sempre lì con qualcuno, o alla taverna giù, alla taverna di Conan, in compagnia di, diciamo, tizie di poco, di scarsa moralità, chiamiamole così, dai. E poi adesso anche il vicino che mi viene a fare sta soffiata dicendo che, bah, non so se credergli, ma comunque. Poi fa questi cartelli per far vedere che, cioè, intesa e tutto quanto, ma. Allora, vediamo un po' la situazione dopo l'attacco. Ma guarda, si è preoccupato di svegliarsi stamattina, per poi prendere e andare dalla tipa, e non ha nemmeno aggiustato qui la fortezza? È tipico, veramente tipico. Guarda che condizione lascia la base. E cosa pensa, che lo debba fare io, come al solito, a rimediare i suoi errori? Quanta pazienza. Sto veramente perdendo la pazienza. E dov'è questo, mo? Non c'è nemmeno a letto, cioè quello non è manco tornato a casa. Si sarà mica fermato da questa, perché adesso veramente mi sto innervosendo. Io me ne vado via. È inutile che rimango qua a vedere le sue losche manovre con tutte le tizie della dell'Asia, guarda, a sto punto, dell'Asia proprio. Dunque, allora. Allora, andiamo a bere un attimo per calmarmi. Cioè, mi lascia qui con la base tutta sventrata per andare a convivere con questa tizia, non ho capita. Non l'ho proprio capita. Non ha nemmeno un po' di ritegno, di educazione. Dunque, sapeva che qui perlomeno, cioè, dati da fare, chiudi la casa, la base, insomma, il recinto, almeno finiscilo, poi vai a fare i tuoi compiti. O va a bere o va a donne, va bene. Dunque, prendiamo un po' di carne. Io adesso me ne vado via. Così. Guarda, ma non c'è nemmeno la carne. Cioè, io non lo so, ma non fa un tubo sta persona. Cioè, no, vabbè, ma è impossibile. Cioè, tutta la carne che avevamo fatto in questi giorni, che fine ha fatto? Aspetta, che qua c'ho anche questo. Che è sta roba? Cioè, nemmeno la carne. Cioè, proprio così, come un dovere. Adesso mettiamo questa a fare per il viaggio, perché io adesso me ne andrò a fare la casa da un'altra parte. Cioè, pensa che ci sia io, la stupida del villaggio, a farmare legna, a farmare carne, a farmargli pelli, ste robe così, se lo scorda. Allora, adesso andiamo a prendere subito il cargo, così facciamo questo trasferimento. Tanto qua, cosa ci sto a fare? A fargli da schiava, praticamente. Hai capito il suo piano? Mamma mia. Dunque, allora, vieni, caro cargo, che servirai per il trasloco. Ora li porto via a mezza casa, si arrangia e non mi trova nemmeno più. Allora, intanto qui mi sembra che avevo messo anche della mia roba, tra l'altro, mia, sottolineiamo la parola mia. No, non, ah no, è qua dentro il mio coso. Ok, cioè, non so dove andrò a finire. Se troverò magari ospitalità, che qualcuno magari mi ospiterà. Ma poi cosa ci fa qui la chitina? Cioè, vorrei sapere chi è che la mette qua dentro. Cioè, ma da quando la chitina si mette qua? Ma io non lo so, ma siamo matti. Comunque me la frego io.
veramente il disordine, il caos in questa casa. Ah, guarda, non riesco nemmeno a pensare. Questo cosa c'ha dentro? Ah, vabbè. Cioè, non prega, non fa niente. Incredibile. Comunque, ragazzi, purtroppo la convivenza è veramente dura. Quando poi si crede alle parole delle persone, si viene sempre fregati. Dunque, allora, prendiamo un po' di roba che ci può servire poi per la nuova casa. Che tanto poi tutta roba che avrò farmato io in sti giorni, tra l'altro. Allora, ah sì, avevo fatto anche l'ascensore. Vediamo se c'è ancora, speriamo che ci sia perché... Ah, eccola là. Vediamo se riusciamo a prenderla, tra l'altro. Tanto qui non c'è più carne. Volevo prendere anche un altro rinoceronte da mettere... di guardia, ma chiaramente non lo posso nemmeno fare. Allora, torno all'inventario e portiamocela via. Io penso dove voglio andare io, che mi servirà anche questa. Purtroppo non mi posso portare più di un animale. Allora, seguiamo, cediamo. Non sono comportamenti comunque buoni da tenere. Dunque, allora, questo qui veramente tiene una marea di roba, perché ogni slot che vedete tiene 1000 di materiali, quindi è veramente al momento quello che ha più slot. Cosa volevo dire? Mettiamoci anche un po' di legna. Ah, sì, ecco, dicevo, dov'è la... E mettiamoci la nostra... Ah, poi mi prenderò il letto, perché questo mi servirà sicuramente. Vediamo se me lo fa raccogliere. Ah sì, bene, perfetto, questo serve. Poi vediamo un po'. Purtroppo questo qua non mi funzionava, però era buono. Vediamo se magari cambiando zona mi... i soldi mi serviranno. Questo non mi serve. Questi, vabbè, non ho niente di che nel mio armadio. Questi glieli lascio, perché se... Tanto è completamente incapace di fare le cose. Me li farò per i cavoli miei. Ovviamente mi prenderò anche un po' di pozzoncine. Chi è? Già pesa. Ah, sì, perché c'ho il tipo. Allora, vediamo un attimo se riusciamo. Non ho capita, ma guarda. Meglio andarsene per conto proprio e godersi meglio questa bella bella zona. Un'altra zona. Andare, questo me lo posso anche buttare per terra. Ah, questo pesa un botto. Questo lo mettiamo dentro. Questo lo andiamo a mettere dentro. Cos'altro mi potrei portare? Guarda, proprio perché sono una persona molto per bene, non li porto via la roba. Tutta sta roba qua me la rifarò. Vediamo se è pronta un po' di carne. Ok, va bene. Portiamoci via semplicemente questa, dai. A sto punto ce ne possiamo anche andare. Allora, intanto... Ah, dovevamo sbloccarci però l'arma. Perché poi cosa ha fatto il furbo? Mi ha detto: prenditi una pozione di quelle gialle dei fiori di loto, no? E così ti restati tutti i punti. E ti metti tutti i punti, me l'ha fatti mettere in sopravvivenza fino a raggiungere il punto 2. Perché cosa dice? Lavoro duro, guarda caso, raccolta dei nodi risorse è doppiamente più veloce. Quindi non è che tu raccogli il doppio, ma è più veloce, cioè nel senso che. Come vedete... Oddio, ma che ci fa questo qua? Vabbè. Sì, adesso questo manca strada, mi sa. Caspita. Sto idiota. Scusami, Rino. Santo cielo. Vattene un po' fuori da qualche parte. Oh, ok. Mi ero dimenticata che ce l'avevo in segui. Cosa significa questo? Questo significa che praticamente non è che raccogliete il doppio... dei materiali, ma vedete che andate molto più velocemente nel diciamo picconare o accettare, come si dice. Insomma, siete più veloci. Allora, Rino, che stai a fare? Ah, adesso l'avevamo messo in... Ok, vabbè, rimani lì. Dunque, che altro ci possiamo prendere? Ah, stavo guardando, appunto, mi hanno detto, fai quella roba lì, così raccogli molto di più, così per dire, mo ti frego, ti mando a farmare come
non ci fosse un domani, io me ne vado nei vari localini. Benissimo, e allora a questo punto però mi sono andata anche a fregare qua perché ho resettato tutto e quindi devo andare ancora a vediamo un po', per esempio il letto mi servirà, queste le torce servono assolutamente, devo rifare tutto sto lavoro qui ed è un po' una scocciatura. Però. Dov'è l'arma che mi ero... Ecco, il coltello mi serviva perché appunto se non vado a sbloccare non la posso nemmeno rifare. Ah, ecco, mi prenderò anche un po' di ferro, visto che poi comunque continua a farmare ferro, eccetera, eccetera. Quindi mi farò subito il coltellino. Vediamo come fare il coltellino. Dovrebbe essere uscita la ricetta, perché ieri era sparito, poi tra l'altro il mio coltello me l'avrà regalato sicuramente a qualche tizia per far colpo. Allora, vediamo qua. Coltellino, coltellino, questo qua. Oh, eccolo qua. Però c'è anche quello. Coltello per scuotere, cioè no, facciamocelo di ferro perché non abbiamo materiali. Per il momento facciamocelo così, così ce lo prendiamo. Poi la mazza di ferro chiodata. Adesso vediamo perché mi ero anche sbloccata una nuova picca, però mi sa che prima di reset, quindi adesso incominciamo a prenderci il coltello. Ok, poi andiamo nei talenti, vediamo le nostre armi che possiamo andare a fare, quindi clicchiamo qua. Allora, sicuramente questa va sbloccata, così va a sbloccare poi tutte le armi. Dunque, quello che mi ero fatta era questa, ecco, quindi quella superiore sarebbe la spada lunga, che fa 27 di danno. Questo quanto fa? 25. Che poi tra 27 e 25 credo che non è che sia tutta questa roba di danno. Questa ce l'avevamo, fa 29. Ok, allora adesso in teoria questo potrei forse ripararlo. Vediamo. Ok, finalmente me lo fa riparare, perché ieri quando c'è stata poi tutta la purificazione non ho fatto in tempo a vedere tutta sta roba qua, chiaramente. E ok, allora adesso mi vado anche ad aggiustare, già che ci sono, tutta sta roba. Guardate quanto ferro avevo fatto ieri da sola. E quindi poi mi devo prendere, ok, questi li abbiamo aggiustati, questa poi vabbè, la seconda arma che magari la aggiusterò in un secondo momento. Ora facciamo questo qua. Ah, non ci vuole il legno lavorato. Vabbè. Allora, adesso ci prendiamo una bella metà di questi. Ora, ovviamente, avremo il carico eccessivo. Però riusciamo a metterlo magari dentro al nostro rinoceronte. Ci dobbiamo sbrigare perché magari quello ubriaco ubriaco però torna e ci può anche fermare il nostro intento. Quindi devo sbrigarmi prima che torni. Ma dov'è Rino? Ah, sì, era qui dietro. Ah, ciao Virgus, ciao. Allora, Virgo, sono in procinto di trasferirmi, non so se stavi seguendo. Ah, ecco, mi ero anche messa a letto qua, ecco perché pesava. Oh, abbiamo eliminato un po' di carico, lo stiamo mettendo tutto qui nel rinoceronte per evitare, visto che comunque mi ha fatto resettare tutti i punti. Dunque, che altro mi può servire? Vediamo un po'. Ah, un po' di pelle magari. Vabbè, ma la pelle. Ho già preso la chitina. Oh, guarda quante ne abbiamo. Vabbè, prendiamone un po'. Metà, dai. Diciamo che siamo pronti, va? Allora, tiriamo fuori se ce l'abbiamo. Questa, che magari ci servirà da andare a riempire. Allora, riempiamo un po' la borraccia e siamo pronti per andarcene. Adesso riempiamo l'ultima cosa, il rinoceronte, poi partiamo. Dunque, allora, intanto mettiamo gli insegui e facciamo così e ci mettiamo un po' di legna, perché questo, oh, io adesso il peso ce l'ho veramente al minimo, quindi non tengo più niente. Dunque, questo lo mettiamo qua. Ok, Rino, siamo pronti, affrontiamo il viaggio.
Allora, quale strada facciamo? Allora, scusate per la tosse, però purtroppo parlando mi va anche di traverso, visto la rabbia che ho. Allora, adesso andiamo di qua e io volevo arrivare a vedere qua, queste basi qua, se riusciremo a arrivarci vivi, come siamo messi. Intanto, ogni volta che andiamo a fare un viaggio, io consiglio sempre di prepararvi dei giacigli in fibre, perché non si sa mai che si crepa, almeno si rispona ogni tot metri. Poi andremo a fare un altro. Intanto prepariamo. Scusami, Rino, ma mi stai dando una cornata in faccia. Altro poi strada facendo, altri di questi qua. Dunque, che strada vogliamo fare? Sì, possiamo andare giù di qua e tagliare di là. Va. Tanto mi sembra abbastanza. Comunque devo ringraziare il vicino di casa che mi ha fatto la spiata. E già mi fa male lo stomaco, sono manco uscita di casa. Non so in che condizioni arriveremo, ma speriamo di arrivarci. Nel senso che qua poi non si sa mai come va a finire. Perché è veramente dura la vita, su questo Conan. Dunque, la strada che voglio andare a fare è questa qua che voglio tagliare, andare così in orizzontale. Poi andremo qua. Qua praticamente è una zona abbastanza pericolosa questa da andare ad affrontare, perché qua ci dovrebbe essere, in questa zona qui, la tigre boss, il boss. Non so se sì, però in teoria, se non ricordo male, qua si potrebbe tagliare, andare in su. Vediamo. Intanto non c'è più. Oh, chi sono tutti questi qua? Oh, santo cielo, ho sbagliato strada. Erano degli scheletri che stavamo pregando. Quindi è meglio scappare, perché quegli scheletri si possono anche fare, però. Cioè, in queste condizioni. Allora, il nome del server non è un server ufficiale, Virgus. È server. Cioè, volevo dire, non è un server privato, è un server ufficiale. Scusami, sono fatto un po' di gioco di parole. Stavo pensando se ci avevamo sti scheletri. Ok, non ce l'abbiamo. Adesso posso togliere anche. Allora, dov'è che si taglia? Dobbiamo andare un po' più verso di qua. Qua apparentemente non c'è niente. A parte qualche i soliti cosini, scorpioni, ci va bene. Sta arrivando lo scorpioncino, ma dovremmo. Noi procediamo nella nostra fuga. Ah, cavoli, porca miseria, ma dov'è la mia. Ecco, la cosa importante è che qua rischiamo veramente tantissimo, che mi è venuto in mente adesso, è che se ci arriva la tempesta di sabbia siamo fregati perché non ho preso la maschera. Ma dov'era la mia maschera? Domanda. Perché l'avevo nascosta dentro all'armadio, ma mi sembra che non c'era. Ah, qua ragazzi bisogna stare attenti, Ci sono tutti questi rock che rompono. Ma facciamo una corsa. Abbiamo abbastanza stamina da superarli, speriamo bene. Oh, abbiamo trovato anche un punto, roccia del dito aguzzo. Non so che cosa voglia dire, ma. Allora, te ti frego, vengo giù di qua. Poi qua è tutto deserto, non c'è tanta acqua. Aia, che botta in testa. Mamma mia. A volte mi sento di essere Spider-Man su questo gioco perché faccio veramente delle acrobazie strane. Dunque, ragazzi, siamo già arrivati qua. Però la strada è ancora lunghissima. E praticamente qua, che cos'è? Dove c'è il Tempio di Mitra, il Dio di Mitra. Dunque,
ho fatto vedere più volte che potete parlare con imparare questa religione. Io ce l'ho già. Spider Girl, sì, Spider Girl, esatto. Per cose strane, per tagliare. Io sono praticamente maniaca nel tagliare le strade, però a volte, cioè cercare di trovare tutte le scorciatoie, eccetera, eccetera. Però è anche vero che in certi giochi magari non è una buona idea, perché volo spesso giù da qualcosa. Oh, prendiamoci un po' di questi qui che vedo che sono belli gonfi. Per farci un altro lettino eventualmente. Allora, siamo arrivati qua, almeno c'è un po' di luce, aspettiamo che venga un po' giorno. Intanto facciamoci sto lettino, vediamo cosa serve. Allora, ah, sì, ci servono i rametti che sfortunatamente li abbiamo già consumati. Vediamo se qui c'è qualche rametto. Intanto aspettiamo che venga giorno. Anche perché sennò voi non vedete. Ah, ecco un rametto. Uno. Quante ne servivano? Qualcosa c'è. Non mi ricordo più quante ne servivano. Cioè, più che altro non ho manco guardato. Comunque. Ah, qua quando vedete. Ah, ecco, guarda quanti rami. Quando vedete sti. Di notte si vedono molto meglio che di giorno. Sti fantasmi vuol dire che c'è qualcosa da imparare. Infatti c'è sto libro. Quindi questi fantasmi quando li vedete vuol dire che c'è qualche missione, qualche quest, qualche cosa, cioè più che altro missioni no, qualche cosa da raccogliere oppure fa parte della storia, quello scenario, quindi bloccatevi, cercate. Ah, ma guarda dove sta il fetente, ma cosa sta a fare lì? Io non ho parole. Sarà a casa di quella, no, vabbè, veramente incredibile. Incredibile. Allora, vediamo di fare sto lettino. Si è fermato anche a casa, cioè adesso sta diventando anche la relazione seria. Cioè, non so, Virgus, se ti rendi conto. Cioè, ieri, Virgus, non so se hai visto l'episodio, ci hanno attaccato con la purificazione, ci hanno distrutto mezza base e Stefano dove sta? A casa di una tipa. Cioè, invece di stare lì a farmare materiali e cose, la sua preoccupazione è stata quella. Quindi ho deciso di andarmene via per questo. Tanto, guarda, meglio starsene da soli. E stanno facendo cose. Sì, ma sono ore, cioè, beh, si deve fare le. Oddio, che cos'era? Aiuto! Non ho capito cos'è, ma sembrava una roba enorme. Io scappiamo, scappiamo. C'ho voglia di. È buio, poi non si vede niente. Poi c'è anche questo qui che occupa tutto sto muso, sempre in faccia. Allora. Oh, aspetta, che devo capire dove devo andare perché devo prendere, imbroccare la strada giusta. Oh, ok. Oh, qua ci dovrebbero essere anche i ragazzi comunque. Gli elefanti, i cuccioli di elefante. Adesso se ne trovo uno proprio così al volo passando. Me ne prendo uno perché mi serve anche un altro cargo. Però in effetti poi forse è inutile prendersi perché adesso non so bene quanto durano, visto che comunque dovrò rifarmi tutto. E chi è questo qua dietro? Oddio, un serpentello. C'è di tutto. Allora, intanto mettiamoci un punto, non si sa mai, una scivolata, qualcosa. Almeno ci ritroviamo qua. Vediamo se mi fa mettere. Sempre te tra i piedi, poi. Allora, il lettino. Ok, così tanto ce l'abbiamo già pronto un altro. E che cavolo, da dove escono? Cioè, ti sbucano dal nulla? Rino, pensaci tu per favore, che non ci voglio. Aia! Ma Rino, cioè, stai pure a guardare come al tuo solito. Ma tu guarda te questo. Non gli faccio niente perché Stefano mi ha detto di togliermi i punti e metterli tutti nella raccolta perché voleva una schiava praticamente. Quindi non gli faccio più un tubo. No, no, aiuto, mi uccide! Meno male che ho messo il punto, guarda. Dai, scappiamo. No, e magari fosse così che si è preso una cotta, Virgus. Il problema è che si prende una cotta per qualsiasi cosa respiri. Prima si è portata una ballerina a casa. E ok, va bene.
esigenze varie. Poi adesso ho incontrato sta tipa che sembra che chissà che cos'è, che poi non si vede nemmeno bene la faccia chi è, perché c'ha un cappello da lupo in testa. Lui ha fatto vedere che smaniava per questo cappello di lupo, in realtà però non smaniava per niente per il cappello, mi sa tanto. Quindi ce n'è sempre una. E già va bene che finora ne incontrate due. Ah, poi c'è stato il turno il giorno della cuoca, pure la cuoca giù alla taverna. No, vabbè, cioè, non ho parole. Comunque qua, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere il passaggio. Vediamo se c'è. Sì, cotta, vabbè. Che cos'è quella affare lì? Praticamente un ascensore. Ecco, non c'è più. Era una visione? Sarà perché fa molto caldo qui nel deserto, c'è anche le. Ma. Allora, Rino, abbiamo fatto il giro del cavolo perché siamo di nuovo qua. Ma scusa, no. Ah, non è la città. Sì, dall'altra parte. Vediamo se c'è. Boh, a me sembrava che qua si poteva passare, però forse ricordo male. Perché qua si va a finire lì nella città ed è molto pericoloso perché ci sono tutti. Gli NPC, eccetera. E quindi non. No, allora torniamo indietro, proviamo ad andare in un'altra via. Andiamo più in là. Ci dovrebbe essere il punto dell'acquedotto. Eh sì, purtroppo sì. Però fosse solo quello. Il problema è che non fa niente, cioè perde tutto il suo tempo. Invece che andare a lavorare, costruire, eccetera, eccetera. Alla taverna a bere e dietro a queste tizie. Allora. Comunque, Virgus, anche tu che già conosci bene la zona, non ti ricordi dove era questo posto per poter passare, andare a nord? Ci dovrebbe essere qua. Mangiamo qualcosa, ma. Intanto andiamo a bere, che qua, da un momento all'altro, moriamo disidratati. Allora, vediamo se qua. Ma qua non è dove c'è. Ecco, lo sapevo che era dove c'era il boss. Eccolo lì, ragazzi. Il bosco coccodrillo. Poi tra l'altro gli avevo detto, andiamo a farci il bosco coccodrillo, che ci facciamo l'arma leggendaria. Vedi Virgus che lì c'è la cassa. E la sua preoccupazione è stata quella di andare a trovare la tipa. Vabbè. Quindi me lo farò da sola, come ho sempre fatto. Allora, qui c'è un altro punto. Ritirata del re sacerdote. Ottimo. Non ho più. Adesso mi butterò in acqua così bevo. Sperando di. Cioè, a volte mi butto in acqua e poi l'acqua non è tanto alta e muoio. Ok, almeno ci siamo un po' rinfrescati. Allora, se non ricordo male, qua ci dovrebbe essere il passaggio. Chi è quello? Cos'è? Rino, ci sei? Rino, no! Rino, buttati! Dov'è? Ah, Rino, complimenti. Pure Rino ha doti strane. Eh sì, lo so che c'è la tigre bianca lì. Ma infatti volevo evitare quel punto. Ma chi è? Quell'affare lì cos'è? Un cespuglio? È qualcosa? Allora, ma sarà mica questa la tipa? Un'altra, qui ce n'è. Ma poi scusa, se uno dorme, il suo combattente rimane lì? Ma questa è un'altra, sarà un'altra. No, vabbè, lasciamo stare. Allora, forse abbiamo fatto un po' il giro troppo largo. Vediamo dove siamo, che ho perso. Ma perché qua, appunto, io mi ricordo che qui, tipo, c'è la tigre bianca. Non vorrei proprio andarci in faccia, perché quella è sciotta. Comunque, tanto dobbiamo andare più in là. Vediamo un po'. Tanto facciamo un po' di punti esperienza. Vediamo se si può scendere, se no ci butteremo giù dalla roccia. Qua forse c'è una stradina. È? Oh no! Pure il veleno.
mi sa che è pieno di salamandre, altro che storie. Cos'era? Oh, questi sono veramente forti. Evitiamoli. Ho voglia di fare combat, perché purtroppo, vabbè, ti ho detto, mi ha fatto resettare anche punti. Ma dove sto andando? Ho sbagliato completamente strada, cavoli. Allora, aspetta. Vediamo dove siamo. Dobbiamo andare verso di qua. Proviamo ad andare di qua. Allora, qua c'era quel ragno verde. E quel ragno verde dovrebbe dare tantissime. Cioè, tantissime. Eccola qui la salamandra, che anche queste si sputano veleno. Evitiamole. Perché non abbiamo nemmeno uno scudo, tra l'altro. Eh sì, purtroppo qua quando sbagli strada poi è un po' un problema. Comunque. Allora, vediamo se riusciamo a evitare anche questa qui. Qua c'è addirittura l'accampamento dei tizi. Sarà meglio mettere un altro letto, visto che qua. Aia, questi mi sputano e mi fanno arrampicare. E te pareva che c'era anche quello. Vediamo se. Tanto qua dobbiamo tutto correre per evitare. Ma dov'è che siamo? Ah, ecco, siamo riusciti ad arrivare lì alla savana. Allora, dovrebbe essere qua. Adesso da qui abbiamo tigri, elefanti, rinoceronti. Quindi chi ne ha più ne metta. Procederemo con cautela. Dunque, allora, intanto vediamo che qua hanno costruito. Cosa sono queste? Stalle che sono, pure una base. Andiamo a vedere, un attimo. E qua non c'era ancora arrivata, quindi non so poi dov'è che hanno le basi. Spero che questi animali siano di questi. Sì. Allora. Sono delle stalle, chiamiamole così. Ecco, lì c'è una casa. Vabbè. Ecco, qua dove ci sono le statue, vedete? Lì di fronte le due statue c'è poi la cascata. Lì in quella zona lì dovrebbe spawnare la nostra amica tigre bianca. E lì c'è una tigretta. E qua c'è un elefante. Ci dovrebbe essere anche il cucciolo dell'elefante, ma evitiamo di. Tanto non ho la stalla. Ora che mi viene in mente, inutile che lo prendo perché poi magari mi si va in putrefazione. Vediamo se comunque qua non mi pare di vedere la. Come si chiama? La tigre. Però il problema è che quella vede noi e noi non vediamo lei. Probabilmente. Eccola laggiù, ragazzi. Quello è il boss. È uno dei boss più forti. Quindi io lo evito. Questo chi è? Un'altra. Ma che ce ne stanno due? No, vabbè, non ci credo. Perché due? Aveva gli occhi spiritati questa. Ma che è? Per Halloween. Scappiamo. Cioè, lo vorrei guardare, ma è meglio che non stiamo a guardare. Era strana quella tigre. Dovrebbe essere qua. Purtroppo se fosse un po' più forte, magari ci poteva stare a guardare, ma. Ci scappa il morto. Ops! Ecco, appunto. E non ho messo il lettino, tra l'altro. Quindi scappiamo. Speriamo di trovare sto punto. Dovrebbe essere qua, se non mi ricordo male. Eccolo qua. No, non c'ho più stamina, dai, veloce, 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 veloce. No! Ce l'abbiamo fatta. Però vedete che. Ah, vabbè, quella lì era una di quelle normali che già si possono anche fare. Allora, questo qui è il punto che dicevo che collega. Mettiamoci il lettino, però, perché sennò mi ritrovo di nuovo giù. Ma appunto, ma quella lì, Virgus, ma che è? La tigre demoniaca? Io non l'avevo ancora vista. Ma gli ho visto un attimo la faccia e ho capito cosa intendi. Cioè, praticamente so che avevo incontrato più volte anche la iena demoniaca, quindi c'è anche la tigre. Cioè, tutti lì in quel punto lì. È un punto veramente. Ci è andata bene che siamo sopravvissuti a miracolo proprio. Per pietà, perché. Come siamo. Qui non mi fa mettere nulla. Comunque andiamo un po' più avanti. Oh, qui iniziano poi anche i lupi, che anche questi qua sono fortissimi. Per almeno come sono conciata in questo momento, chiaramente. Ok. Oh, prendiamoci sto letto e scappiamo. Punto. Dunque.
Ciao, Tristans, non so come chiamare. Aspetta che qua è un momento un attimo difficoltoso. Aiuto, aiuto, aiuto. Che ci scappa il morto. Oh mamma mia, ma quanta gente è? Ah, ma non è gente. Qua c'è una casa. Andiamo sul tetto, va, che magari riusciamo un attimo a... Guarda questo cosa ha preso. Dopo lo andiamo a vedere. Visitiamo un po' queste case. Intanto vediamo dove siamo perché... Ma chi è questo dietro? Ma perché c'ha quella freccia? Mamma mia. Scappiamo. Spider-Man sta scappando. Cioè, scusate, Spider-Girl. Allora, per fortuna abbiamo trovato sto rifugio. Vedete che questo qui ha costruito praticamente la ruota degli schiavi sopra delle basi. Probabilmente forse sparirà anche la nostra, visto che non l'abbiamo fatto sotto una base. Quanti animali ha questo? L'esercito. Che sta succedendo laggiù? Dunque, allora, intanto dov'è che siamo? Allora, io dovrei arrivare... Beh, siamo già qui a questo punto, buono. Dovrei arrivare a vedere queste colonne qua dove ho la mia casa su l'altro server. Sto un attimo leggendo la chat. Ah, sì, ciao. Ma... Cioè, quindi la demonia... Questo chi è? Uno vero, uno finto, non so. Scusa, la demonia che è più potente del boss, quindi? Cioè, è veramente assurdo. Come potenza. Devo andare a controllare sta cosa, perché io... Adesso mi è venuto in mente che avevo visto una volta la iena, ed era fortissima. Demoniaca. Ma adesso che c'era anche la tigre, non lo sapevo. E forse c'è anche il gorilla, perché mi pare di aver visto qualche immagine in giro. Ah, beh, un teschio forse vabbè si potrebbe anche fare. Però comunque evitiamo tutto perché. Allora, ragazzi, io vi volevo trovare una colonna qua in questa zona. Intanto prendiamo un po' di questo qua. Che se non lo sapete, questo qui è l'agente lievitante che vi permette di poter fare il pane. Tra l'altro, io come una stupida avevo fatto anche il pane per Stefano. Pensa a te. E... Giusto per fargli un pensierino dolce. E quello che se ne va con tizie alla taverna. Vabbè. Chiudiamo il suo discorso, va? Dunque, la... Chi è? Oh, santo cielo, questa è aggressiva. Dunque, vediamo un po'. Ah, oh, cavoli, qua hanno già costruito. E che sordi maniera. Cioè, poi non è che ci sono delle piccole basi... Diamine, questo cos'è? Una roba enorme, una roba mai vista. Cioè, la nostra casa è uno sputo in confronto a questo. Che costruzione è poi, tra l'altro, questa? È una cosa tipo cinese, vedete là? Peccato che non si riesce a vedere bene, non vorrei arrampicare che poi cado dentro e non riesco più a uscire. Vedete là che c'è tutta questa costruzione cinese, quindi saranno dei cinesi che abitano qui. Vediamo chi è. Ma giusto per vedere, perché tanto non so chi sono. BBN. Beh, sarà una mega, un mega clan per fare una roba del genere, non credo che sia soltanto un giocatore. Allora, qui è tutto pieno, quindi ragazzi, proviamo ad andare verso il fiume. Tanto un posticino lo troveremo, si spera. Almeno per passare la notte. Tanto stiamo prendendo, scoprendo un po' di punti perché questa zona ancora non l'avevamo toccata. Che non è male. Anche perché con i punti riesco anche a orientarmi meglio. Perché così... Sì, allora, sì, lo so che sono, possono subire le mutazioni gli animali, ma il problema è che serve poi il cibo giusto, giusto? E quindi...
Che cosa vuole fare? Ah, una pietra. Ah, ok, Rino. Meno male che sei ancora vivo, te. Abbiamo superato tanti ostacoli oggi. Siamo. Cioè, di solito io crepo quando ci sono quegli animali lì, però questa volta ci è andata bene. Allora, vediamo qua. Qua comunque dobbiamo stare anche attenti, perché ci sono anche gli NPC estremamente forti. Qui mi sembra che sia dove ce l'ho io la mia casa, La riconosco. Cioè, sull'altro server, ovviamente. Ecco, appunto, stavo dicendo che. Ah, ma chi è questo? Ah, ma no, pensavo che fosse uno dei. Uno dei giocatori. Ragazzi, allora, qua c'è la mia casa. E vediamo un po' se qui si può stare. Ovviamente, vedendola così sembra diverso perché sono abituata che ci sono le mie cose. Scappiamo da quello. Allora, pare che sia vuota, quindi andiamo a vedere. Se riusciamo a prenderci questa colonna. Perché come vedete qua, siccome io mi sono stufata della purificazione, che tra l'altro ci ha sfasciato casa, è venuto giù un boss a Trateschi, si è incastrato, poi ha fatto fuori la nostra amica. Non so se riuscirò ad arrivare lì perché magari non ho abbastanza stamina. Proviamoci. La nostra amica tigre. Riposiamo un attimo. Ecco, proviamo ad andare. Ops, sono caduta. Ops, caduta. Vediamo se riusciamo ad andare da un'altra parte. In teoria dovrei salire. Perché qua non si sale? Perché c'è sto buco, forse. Diamine. Spider-Man, fai il tuo dovere. Ai ai ai, ok. Ecco qua. Questo è il punto. Perché facendo qui la casa, sopra questa colonna, che poi tra l'altro è di ferro, quindi fa parte. Marino, cosa ci fai qui? Non dovevi rimanere giù? Vabbè, rimani qua, va. Sarà meglio metterlo in passivo. Mettiamolo qui nell'angolo. Qua la casa dovrebbe essere abbastanza protetta perché in teoria sta purificazione non dovrebbe salire, venire su. Poi non lo so, ci sono varie voci che dicono che magari praticamente può anche spawnarti in casa, ma io sull'altro server non sono rimasti sotto, insomma, sono arrivati, però sono rimasti sotto, quindi boh, speriamo che sia così. Quindi mettiamoci il lettino, così in caso se dovesse arrivare chissà chi, spawniamo qua. Poi adesso andiamo giù a prendere un po' di pietra, perché così ci mettiamo una base. E poi metto l'ascensore che me la sono portata. Speriamo di non crepare. Perché io tante volte, sapete quante volte sono caduta giù da qua? A migliaia di volte. Perché sono un po' così. No, vabbè. Stavo per cadere di nuovo. Eccomi. Brava. Complimenti. Poi là c'è un bel villaggio. Così ci prenderemo i nostri NPC senza stare a fare troppa strada. Poi ci faremo la nostra bella. Mi fa male lo stomaco. Nostra bella ruota, eccetera. Vediamo un po' se ci sono delle pietre, però qui non vedo pietre. Allora, qua bisogna stare attenti perché ci sono due villaggi. Non possiamo tanto andare. Poi c'è l'acqua. Però è una cosa strana che quando piove non ci dà. Cioè, di solito dovrebbe dire che abbiamo. Cioè, riempire, diciamo, la sete. Però invece questo gioco non lo fa. E poi di fronte qua è molto buono come punto perché abbiamo. Quindi abbiamo chi è? Oh, ancora questo. E sono senza le cuffie e quindi non sento i rumori del gioco. Infatti è arrivato questo. Vabbè, scappiamo. Cioè, più che scappare, a me interessava raccogliere un po' di pietra, ok. Oh, cavoli, ma perché rompe? Vabbè, andiamocene su. Questi si arrampicano, facciamo una prova, vediamo se. Non credo che gli NPC si. Ma! Senti, hai capito? Vattene! Avete visto? No, non ci credo! Mamma mia, che potere! Potere di persuasione. Allora, ok. Siamo riusciti anche a comandare gli NPC. Mamma mia, abbiamo sfasciato tutto qua. Poi quello magari poi adesso gli gira e ritorna. Qua
Quindi, ragazzi, io mi stabilisco qua. Adesso mi faccio, comincio a fare un po' la base, mi metterò due o tre pietre così mi climo il posto. E poi vabbè, ci sarà tanto lavoro da fare. Ovviamente lo farò da sola. Adesso a tornare su ci vogliono un bel po'. Vabbè, tanto qui non dovrebbe arrivare nessuno. Facciamoci sta. Ah, ma ci serve anche la legna, giusto? Vabbè che un pochettino nel rino ce l'avevo, però adesso me la farò. Sì, ha detto questa qua. Bah, oggi mi hanno evitato troppi. Mi sa che c'ho qualcosa che non va, forse puzzo. Ma mi sono lavata lì 3000 volte nell'acqua. Cioè, mi ha evitato la tigre. Ancora te. Mi aveva fa fatto un agguato questo. Dai, fammi prendere un po' di legna. Ok. Vabbè, ci scappa il morto. Aiuto. Ok, basta. Abbiamo finito. Perché sennò qua. Oh, non mi punzecchiare le gambe, per favore. Far perdere tempo. Questo mo sarà sempre qui sotto a rompere lì. C'è tutto il ben di Dio da prendere. Vabbè. Stavo dicendo, abbiamo evitato tutto, oggi ci è andata più che bene, pensavo di morire, abbiamo messo anche i vari lettini, ma non sono servite più di tanto. Allora ragazzi, niente. Io adesso mi fermerò qua, spero che guardiate tutti gli episodi, anche questo, poi vedrete quello che farò da sola. Ci vediamo allora, Virgus, grazie di aver partecipato, grazie, non so se c'è qualcun altro che sta seguendo. E alla prossima, come sempre. Grazie, Virgus. Ciao.